Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. In questo caso la domanda è rivolta singolarmente a te e un pochettino generico al progetto che sì. Nasce dietro insieme a te. Allora, intanto chi è Cosimo, ma chi sono il sogno di Rubik? Cosimo in questo momento è un uomo particolarmente felice perché il lancio dell'album sta andando molto bene. Siamo contenti in particolar modo perché tutto il lavoro che hai avuto modo di ascoltare, a quanto ho capito, è il frutto di un periodo degli ultimi 2 anni in cui, insomma, ci sono state tante notizie che ci hanno veramente travolto, ma nonostante le difficoltà, ovviamente da un punto di vista logistico o comunque dal vivo non si è potuto suonare, no? Siamo riusciti a mettere in cantiere tutto quello che hai ascoltato e siamo contenti perché siamo stati capaci di sfruttare al meglio, diciamo, a nostro vantaggio la situazione. Il sogno di Rubik è un progetto nato qualche anno fa. Questo è il secondo album, il primo era in lingua inglese. Su questo secondo lavoro invece abbiamo sentito la necessità di usare l'italiano come lingua per comunicare, rispettando un po' quella che è la tradizione prog del nostro paese. Ci sembrava, non dico doveroso, ma è stata proprio un'esigenza personale. Dice, guarda, il prossimo, sì, ci piace, proviamo con l'italiano e diciamo che fino a questo punto siamo sicuramente molto soddisfatti di quello che abbiamo realizzato, ma quello è normale, l'abbiamo realizzato noi e per adesso i feedback che stanno arrivando sono di apprezzamento verso quello che abbiamo fatto. Poi se c'è qualche domanda più specifica che vuoi farmi, sono a tua completa disposizione. Intanto, come nasce il nome Il Sogno di Rubik? Allora, il nome nasce dal, beh, sia io che Francesco Festinanti, ovviamente, che è l'autore di tutte le parti strumentali del lavoro, nasce un po' dalla nostra passione per quelli che sono gli enigmi. Uno dei più grandi enigmi o giochi che ha riguardato la nostra infanzia, ma credo anche la tua, è il cubo di Rubik. Appassionatissimi, quindi nasce da questa domandina interessante: ma quale potrebbe essere la colonna sonora, no, dei sogni di Erno Rubik, no, del creatore del mitico cubo? E quindi la nostra musica voleva essere, cioè vuole essere un po' una risposta a questa domanda singolare o originale, come meglio uno la voglia interpretare, anche un po' audace, se sotto un certo punto di vista. E niente, quindi il nome nasce da questa domanda. E come il cubo di Rubik, che ha tanti colori, che devono essere sì, modellati e riportati in senso logico, perché bisogna svolgerlo, così le canzoni vostre, che senso logico hanno e soprattutto da cosa traggono queste ispirazioni? Allora, l'ispirazione, hai fatto un'osservazione molto, molto importante, no? Perché il cubo ha le facce che vanno, come hai detto tu, vanno rimesse in ordine, qui ci sono i colori. Il colore è una delle caratteristiche che abbiamo voluto dare, che abbiamo nel nostro tipo di musicalità, nel nostro modo di comporre, quindi i brani sono molto colorati nell'arrangiamento, nel testo, sono articolati, a livello ritmico ci sono, insomma, dei passaggi che a noi piacciono molto.
Il discorso della tendenza all'ordine o meno si riallaccia, se vogliamo, in un certo senso, al concetto di entropia e sintropia, che è molto presente soprattutto nell'ultimo lavoro, che ovviamente stati equivoci dell'essere, quindi la tendenza al disordine, quindi il carattere entropico di tutto ciò che ci circonda, ma c'è anche la sintropia, che è ovviamente la tendenza completamente opposta. Non è semplice come paradigma probabilmente da accettare per noi esseri umani, che ci possa essere una tendenza inversa, no? Però da un punto di vista quantistico dell'argomento ciò è possibile. Quindi non mi addentro oltre, perché io sono un appassionato di fisica quantistica e di questi concetti che possono sembrare a primo ascolto paradossali, però è la dimostrazione di tutto ciò ce l'abbiamo intorno a noi, no? Quindi poi ci sono i frattali, è tutto molto strettamente connesso, interconnesso. E invece questa copertina con questi uovi in equilibrio su molle, che in realtà dovrebbero rimbalzare ma sono fermi, sono statici. Allora, diciamo che ognuno ha il suo proprio stato equivoco dell'essere, no? Quindi tu ci hai visto un qualcosa di più statico, c'è chi invece ci ha detto: guarda, bella questa molla che rappresenta quasi una spirale, quindi si ricollega comunque al DNA, comunque al concetto di movimento, quindi quello è molto soggettivo. La copertina è stata creata da Stefano D'Elia, un artista fotografico nonché mio fratello, che ha ascoltato i brani, ci ha chiesto i testi e poi ha elaborato insomma queste immagini fotografiche che secondo noi rappresentano perfettamente quelli che possono essere gli stati equivoci, no? Quindi c'è questo omino che rappresenta ovviamente una parte del nostro essere, che in alcuni momenti si trova in una condizione in cui riesce ad osservarsi dall'esterno e quindi a comprendere un tipo di realtà completamente diversa, perché in quei momenti magari possiamo essere non identificati con ciò che facciamo e avere una visione d'insieme che non è selettiva inclusiva, ma è inclusiva selettiva. Quindi diventa selettiva in un secondo momento, include tutto e poi scegliamo che cosa può essere meglio per noi, per il nostro sviluppo personale. Nascono prima le parole, nasce prima la musica, oppure in questo caso nascono insieme? Allora, nella maggior parte dei casi ci sono delle chiacchierate che facciamo con Francesco per dirci un pochettino qual è l'orientamento che vogliamo prendere, che cosa vogliamo realizzare. Arriva molto spesso prima la musica e poi arrivano le parole. Più raramente è successo che abbia dato lo spunto e sia arrivato da un'idea, io voglio parlare in questa canzone di una determinata cosa, di un determinato argomento, da lì poi è nata la musica. C'è da dire che con Francesco abbiamo un rapporto, a parte di amicizia e di rispetto sia dal punto di vista umano che artistico, ma ci troviamo quasi sempre sulla stessa linea, ci risuoniamo molto, quindi se io ho pensato qualcosa lui immediatamente riesce a darmi un feedback musicale e anche al contrario, se lui ha pensato qualcosa dal punto di vista musicale il feedback diciamo lato testi e composizione della linea vocale arriva quasi immediatamente, quindi sotto questo aspetto siamo anche molto molto veloci. Tenendo presente che attualmente a livello di musica si tende a mettere tante parole, facile inserire, è più facile in un testo dare il senso logico togliendo le parole oppure mettendo più parole? Allora, è un'ottima domanda. Non è necessario mettere troppe parole. Alcune volte
può essere molto più funzionale togliere, quindi dare importanza anche alle pause, ai silenzi, agli spazi, perché grazie ad essi poi le parole che ci sono possono avere un potere maggiore. Quindi non sempre mettere troppe parole è la strada migliore da seguire. Ci sono artisti che ti hanno dato nel tempo ispirazione o comunque ti, a livello musicale comunque ti hanno anche fatto crescere? Beh, tanti. Ti faccio bene, te ne dico giusto qualcuno, rimanendo in Italia, sicuramente Demetrio Stratos, te ne dico solo alcuni, sono affezionatissimo a Franco Battiato, poi ci sono, spostandoci magari all'estero, ci sono i Tool, i King Crimson, David Bowie, i Depeche Mode, gli U2, diciamo che abbiamo ascolti, ascoltiamo un po' generi diversi, no? Non ascoltiamo solo prog, ma personalmente ascolto dal rock alla musica, anche al metal un po' più estremo, quindi fino ad arrivare ai, non lo so, mi vengono in mente i Meshuggah, che a me piacciono tantissimo. Quindi con delle vocalità completamente diverse da quelle che utilizzo nel sogno di Rubik, ma penso che la voce sia uno strumento importantissimo, forse lo strumento, e che quindi l'espressione vocale non vada giudicata soltanto da un punto di vista tecnico, ma soprattutto per ciò che riesce ad esprimere e quanto chi ascolta venga raggiunto da quello che era lo scopo iniziale da chi sta cantando. Invece, parlando del live, dal vivo, quando si sale sul palco, qual è la sensazione, l'emozione che si prova? Perché quando in cui tu si apre la quarta platea, hai davanti un pubblico inizialmente forse in silenzio, ma un silenzio che in realtà forse parla. Poi gratuitamente ascoltando le vostre musiche si emozionano e ti trasmettono in sé quell'energia e tu quella sensazione che provi, che cosa senti? Allora, è bellissimo, nel senso che è bellissimo proprio, come hai detto tu, lo scambio, no? Cioè lo scambio di energia, ed è quello che crea proprio il nutrimento del live. Cioè lo scambio energetico che c'è tra chi sta sul palco e chi sta sotto aumenta, espande, se vogliamo usare questo termine, il livello emozionale di entrambi. E si crea qualcosa di un momento speciale, no? A noi piace immaginare il live come un'esperienza. Un'esperienza che possa far crescere, comunque lasciare un seme, ma da ambo le parti. Perché un pubblico particolarmente ricettivo ti dà un'energia straordinaria, delle sensazioni che ogni volta sono diverse, sono bellissime. E ti è capitato di avere la sensazione che quando stai suonando, sentendo poi questa energia, il brano in realtà, che poi è standard, perché il vostro brano è scritto in quel senso, però c'ha delle evoluzioni che musicalmente ti rendi conto che un pochettino è cambiato, perché forse ha acquisito una propria vita e si evolve gradatamente, perché poi cambia anche da pubblico a pubblico, da momento a momento. Beh, quello è un aspetto molto, molto interessante, anche tante volte imprevedibile, no? Che un brano possa proprio trasformarsi in versione live ed avere delle sfumature che magari nel disco non ha. Personalmente sono molto curioso quando accadono queste cose. È piacevole, cioè è una sorpresa,
ma io lo vedo sempre come un qualcosa che va ad arricchire la performance live, anche se si può distaccare leggermente da quello che è dalla fedeltà a, diciamo, a quello che è il disco. E invece le domande che ti fanno quando scendi al palco, oltre ai complimenti, però ci sono cose che ti hanno chiesto particolari, che comunque ti hanno oltre che interessato, incuriosito, ma a volte direi rispondere è stato più difficile che nel suonare? Beh, sì, a volte diciamo che ci sono degli ascoltatori, fortunatamente, dico molto... almeno per chi scrive testi come me, rappresenta insomma una bella sorpresa, un bellissimo feedback quando una persona arriva e mi chiede qualcosa di, in maniera molto diretta, sul significato di alcune parole, no? Del perché, che cosa si intendesse, qual era lo scopo che avevo nello scrivere determinate cose o nel cantarle in una determinata maniera, no? Quindi anche sull'interpretazione. Quelle sono domande che sicuramente a cui è un pochettino più difficile rispondere, perché magari il tempo può essere alcune volte poco, tiranno, però danno un grandissimo senso di gratificazione, perché è bello che la gente non si soffermi soltanto all'ascolto, ma vada anche un pochettino oltre. Se potessi salire su un palco tenendo presente nello spazio e nel tempo e suonare con un artista, su quale palco suoneresti o suoneresti i tuoi brani insieme a chi? Adesso fai una domanda difficilissima, però guarda, attualmente la band che mi è rimasta di più negli ultimi concerti che ho visto, insomma, negli ultimi anni, sono i Tool, che sono una band americana. Il loro live è realmente un'esperienza, è molto più che musica, è un coinvolgimento sensoriale a 360 gradi. Quindi ho molto rispetto per questa band e per il lavoro che fanno. Personalmente reputo il loro lavoro geniale. Come sta cambiando la musica attualmente, tenendo presente che va di moda attualmente molto il trap, ma la definiamo musica, non definiamo musica, sta rinascendo il rock in Italia, non sta rinascendo il rock. Sì, io penso che il rock in Italia sia, esatto, volevo arrivare lì. I Maneskin, io credo che i Maneskin abbiano dato un grandissimo contributo alla musica rock in Italia, perché col loro successo, con tutto quello che hanno raggiunto, hanno riportato, diciamo, l'attenzione sulla musica suonata, sul rock. Quindi dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, ne vanno a beneficiare tutti quanti, l'Italia in generale e tutta la gente che fa musica dal vivo. Il trap non è sicuramente tra i miei ascolti preferiti, però ci sono degli artisti che obiettivamente sono molto bravi e magari non condivido sempre diciamo quello che è il loro modo di esprimersi, ma c'è libertà di espressione e secondo me nella musica c'è spazio per tutti, quindi va bene così. E poi comunque ci sono piedi di mezzo come Caparezza, che riesce a miscelare il rap con il rock. Caparezza è straordinario. Straordinario, sì. Vabbè, oggi assistiamo proprio a un mix dei generi, no? Quindi sia dal punto di vista musicale, ma anche vocale. Quindi non c'è più... sì, ci sono quelli che magari
sono specializzati in un genere e fanno quello, ma c'è molta curiosità, molta scoperta, quindi nel mescolare i generi, nei passaggi, anche nel collaborare con artisti che sono di mondi musicali apparentemente molto lontani, ma alla fine la musica, se dobbiamo riconoscere la musica, c'è un potere, è quello di riuscire a raccogliere ed avvicinare persone che possono sembrare lontanissime o comunque opposte, e quello è credo che sia l'aspetto più bello, ma anche l'aspetto più importante. A livello europeo, poi a livello mondiale, in realtà abbiamo diverse immagini come Linkin Park e Faith No More, che effettivamente hanno miscelato, come in Italia, caparezza. A livello mondiale hanno rappresentato un pochettino il rock e il rap miscelati insieme. Sì, ci sono tantissime band straniere che hanno fatto questo tipo di lavoro. Per citarne un'altra, ci sono anche i System of a Down, no? Che sono stati un po' pionieri in un certo tipo di genere, comunque di musica con delle sonorità folcloristiche arabeggianti mischiate col metal. Hai nominato i Faith No More, altra band che mi piace molto. Io personalmente apprezzo molto questo tipo di lavoro, questo tipo di interesse, questi tipi di percorsi. Alla fine io avevo citato Demetrio Stratos. Stratos era uno sperimentatore della voce. Quello che ha fatto lui con la voce è stato eccezionale. In tutto ciò che può essere sperimentazione e ricerca, è bene accetto. E abbiamo raccontato un pochettino tutto il mondo Rubik, e noi altre domande a questo punto, come Marzullo si pone, facciamo anche la noi una domanda alla marzulliana. In realtà, poniti una domanda, datti una risposta, e a questo punto io ti dico, e ci salutiamo. Come, scusa, E ci salutiamo. E te l'ho detto in dialetto della mia popolazione. Salutiamo, sì, adesso è arrivato. Quindi devo farmi una domanda. La domanda è: che cosa vuole il sogno di Rubik? La risposta? Beh, la risposta alla prossima intervista. Perfetto. Posso il CD, il disco è in versione CD? In versione Disco CD. Digipack, come puoi vedere, è un Digipack a due ante. Si vede? Sì. Faccio vedere, un Digipack a due ante. Bellissimo, Interno, bellissimo. grazie. Questo è il back del Digipack. Vabbè, salutiamo ovviamente la nostra produzione, quindi Vannuccio Zanella, Antonino Destra, che ancora una volta, dopo il primo album, hanno creduto in noi, ci hanno dato consigli molto preziosi. Quindi io e Francesco non potevamo avere miglior feedback da parte loro, ci incoraggiano sempre, e quindi siamo molto contenti, molto soddisfatti del risultato. Speriamo di poter suonare al più presto dal vivo, c'è tanta carne a fuoco, e niente, speriamo di vederci on stage. E persone LP ci sarà possibile nel tempo riuscire a fare un LP? Allora, Noi siamo in mondo retro. ti dico la verità, sì, diciamo che un po' la durata, il formato Digipack a due ante è stato pensato anche per un possibile vinile. A noi piace moltissimo come soluzione. Adesso vediamo. Pian piano vediamo un pochettino che cosa possiamo fare, ma il pensiero c'è. Allora,
Salutiamo tutti i vostri ascoltatori e ringrazio te e la redazione per la possibilità, per l'intervista e per averci ascoltato e averci dato questo spazio. Niente, il sogno di Rubik vi saluta e ci sono delle sorprese in cantiere, perché il periodo di pandemico è stato particolarmente produttivo, quindi ci vediamo presto anche con delle novità interessanti. Salutiamo anche il grandissimo Richard Sinclair, per il suo contributo sul pezzo che si chiama Animali Sintropici. È stato un grande, un artista con la maiuscola, che probabilmente ci accompagnerà, anzi sicuramente anche dal vivo, e sarà un grandissimo onore e un'esperienza suonare con lui e con tutti gli altri ragazzi che ci accompagnano in versione live. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.